Ciao a tutti ragazzi, sono Strike e siamo sul settimo episodio di Marvel Spider-Man. Nello scorso episodio ci siamo lasciati che quando è morto quel cazzo di poliziotto che comunque era fondamentale. Abbiamo tutti pianto, ammettetelo, perché sennò siete brutte persone. Però è morto il poliziotto, il padre di Miles, che non è molto... minchia. Due scritte mi sono venute e la madonna, vabbè. Direi subito di iniziare. Vi invito a tutti voi di seguirmi, di seguirci su Instagram, TikTok e anche Facebook. No, non scherzo, non siamo così vecchi. Vabbè, comunque, di seguirci sui vari social che troverete in descrizione e anche sul banner del canale. Quindi fatelo, perché posteremo ogni tanto, quando ci capita, gli spoiler dei nuovi video. Certo. Ok. MJ aveva ragione. Questo posto pullula di demoni. Prima elimino gli sgherri, poi setaccio l'aria. Ok, allora ragazzi. Ah. C'è tanta gente qua. Uè, Strike! Oh, oh. Che cazzo ci fai qua? Sto registrando! Scusa, so che sto registrando. Edgy! No, aspetta, ti devo dire una cosa. Cosa? Ne approfitto. Ma, stai registrando, sei sicuro? Sì, cazzo! Sei sicuro che la cam è accesa? Quale cam? Aspetta. Vabbè, volevo dirti che Evil West purtroppo non andrà più avanti. Il gioco è buggato, non funziona e niente. Quindi sei una serie buttata a cazzo allora. Rimarrà là come piccolo ricordo. Senti, ti lascio, tu vai continua via, a segarti sopra quelle donzelle che trovi per strada, perché off camera lo so che lo fai, lo so. Vai via, sto registrando. Scusa, mamma te. Minchia, proprio adesso ti rompi un cazzo. Mamma mia, regà, proprio. Va bene, a parte queste cazzate che sono successe adesso. Oh, vuoi un pugno? Non mi sfidare. Ehi, e voi, mancate voi, eh? Prendete questo. Sì, proprio voi. Vieni. Yep. In teoria dovremmo scoprire effettivamente se Martin lì. Cioè, in realtà lo sappiamo già. Dobbiamo scoprire in realtà. Dobbiamo trovare delle prove che incastrino Martin lì. Perché sennò quella troia di Yuri non ci crede. Wow. Allora, ok. Ok. A te ti finisco, perfetto. E tu invece. Ui. Ti ho sconfitto. E bam bam. E bam. Ok, e finisco te, perfetto. Dove devo andare? Ok, questo era l'ultimo. In teoria c'è un'entrata qua. Però come faccio a arrivare da dentro? Ah, da là. Sono stupido, non l'ho visto che c'era la porta. Ah, una serratura blindata. Ah. Questa è roba da banche, non da centri di riciclaggio. Quindi... se solo riuscissi a capire da dove arriva la corrente. Ok, arriva da qua. Posso disabilitare i circuiti. Perfetto. Ragnatele elettriche. Ce le ho, giusto? Non è... ok. Un passo avanti, ma i circuiti hanno bisogno di più potenza. Devo trovarne tutte, devo trovarle. Ok, tu, prossima, perfetto. Ci sono quasi, manca l'ultima centrale. Ah, c'era ancora? Ah, lì giù. Ho sbagliato, scusate. Eccola. E si entra. Vediamo. Oh, posto un po' ambiguo, direi. Ok. Siamo all'interno. Allora, di qua non posso entrare, ma di là sì, invece. Perfetto! Di nuovo nei condotti. Mi ricorda molto l'inizio di questa serie. Via. Accidenti. Qua... autobombe. È da pazzi. Non era una guerra tra bande.
I demoni hanno derubato Fisk per attaccare il sindaco Osborne. Allora, hai trovato Lee? No, ma avevi ragione. Lee usa questo posto come copertura per i demoni. Fabbrica bombe, traffica armi. Santo cielo! E hanno in programma un altro attacco. Questa volta agli uffici elettorali di Norman Osborn. Quindi Lee e il sindaco hanno un conto in sospeso. Ho trovato anche un indirizzo. Deve essere la loro base. Se mi sbrigo, forse posso fermarli. Sta attento. Ok, dovremmo salvare Osborn. Ha fatto andare noi via dal lavoro. Yuri, sono io. Sbrigati, sono impegnata a sorbirmi le urla del capo. Lee e i demoni hanno pianificato un altro attacco. Stavolta contro gli uffici elettorali di Osborn. Sicuro? Non vorrei perdere tempo con un'altra falsa pista. Devi fidarti di me. Ti fidi? D'accordo, ordino subito di evacuare gli uffici elettorali. Ma se ti sbagli, dovrai aiutarmi a cercare un altro lavoro. Ok, interessante. Allora, dovremmo andare a salvare Osborn. Come stavo dicendo, ha buttato fuori me dal lavoro. Però comunque, praticamente Peter lo conosce tipo da una vita e mezza. È praticamente un secondo padre. Oltre che il suo figlio è Harry Osborn, il suo migliore amico. Quindi diciamo che non gliene è fregato molto, Un po' sì, perché è il suo lavoro, eccetera. Però... intanto, ragazzi, come ho detto all'inizio, vi invito a tutti di seguirci sui vari social, che aggiorneremo spesso alcune cosette. E come vi ha spiegato Spawn, Evil West è stata cancellata come serie per provare i problemi che vi ha spiegato. Ok? Però va bene così, ok? Perché ci saranno più serie avanti, quindi non è che molliamo una cosa e basta. Ne rifacciamo un'altra. Perfetto, siamo arrivati. Consolidated Shipping. Sono troppi. Devo eliminarli in silenzio. Ah, e non vi ho fatto notare che ho una nuova tuta, ragazzi. Quindi, cioè, non si vede perché adesso, vabbè, però una nuova tuta. Ora puoi creare una mina a scatto. Cosa fa? Vediamo l'immagine destra. Ah, perfetto. Potrei usare quello che ho trovato al centro di riciclaggio. Mina a scatto, va bene. Magnifico, adoro castigare i cattivi con le loro stesse armi. Per mirare... ok, innanzitutto cambiamo, mettiamo la mina a scatto, che è questa. Ah, di là. Ah, è tipo una trappola. E questa, amici miei, si chiama giustizia karmica. Aspetta, aspetta, riesco a mettere un'altra lì? Aspetta, c'è un modo per attirarlo, tipo... ok, forse? Dai, ti ho attirato, broski. No, 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 no. Ok, ok, ho messo una trappola. Almeno c'è una trappola lì e via. Allora, ci sono tanti cattivoni in questa zona. Allora, trappola scatto. Ne abbiamo finite. Perfetto. Una dormita. E te sì, ti ho sistemato. Elettrica. Ti spedisco via così non rompi del cazzo. Meno male. Ho usato la bomba elettrica appena in te. Non ci credo. Che bello. Sono stato sgamato. Sì. Lo sapevo che non sono bravo a fare lo stealth. Ok, intanto eliminiamo i cecchini che dovrebbero dare molti problemi. Molti problemi. Allora. Ah. E ti finisco a te. Ehi, ciao bello. Comunque stavo dicendo che questa è la mia nuova tuta. Un po' più messa strana. Oh! Un po' messa strana, però. Secondo me ci sta. Sono tanti, ragazzi, sono molti. Per questo devo fare lo stealth. Ok, però devo eliminarli tutti uno a uno. Così. Ok. Perfetto. Ne rimane uno. Ah, eri qua. Ma dillo prima. Why you? Porca vacca. Ce l'abbiamo fatta? Buono. Martin non è qui. Ok. Controlliamo dentro. Devo andare qui. Mica ho sfondato la porta.
Qui c'è una lettera. Ok. Qui c'è un po' di cose, vediamo. Hanno basi sparse in tutta la città. Ok, altre missioni secondarie. Bella merda. Un po' ne ho fatte, sinceramente, però. Puoi filtrare le icone sulla mappa, grande. Ottimo. Sono contento proprio. Qui. La fattura di un'auto-officina. Pale Horse Rides. Costosetta come messa a punto. È peggio di quanto pensassi. I demoni hanno un vero esercito. Questa addirittura le fruste. Cioè questa le fruste addirittura. Questo fa male ragazzi, ve lo dico. Fa molto male. Fa molto male. Rimani a casa tua, stronzo. Oh, ok. Non so cosa mi aspettavo di trovare, ma di sicuro non questo. Eliminato. Oh, mi sa che non mi hanno visto, ragazzi. Ehi, MJ. Credo di aver fermato l'attacco dei demoni agli uffici di Osborne. Facciamoceli tutti. No, ma forse ho scoperto una pista. È un'officina, si chiama Pale Horse Rides. Minchia, mi hanno sfaccato in quattro. È un orgio, ragazzi. Ok, e te ammazzo, te. Perfect. Facciamo fuori quelli un po' più debolucci. Oi. Ehi. Quanta gente, ragazzi. Oi. Ok. Tu sei quello con il fucile che rompe le palle? Prendi questo. E yeah. Dove sei, bello? Vieni giù. Questi fai paura? Solo perché hai le fruste? Ok, sistemati. Ricevuto, Silverbird. Stiamo scendendo. Un altro in vista. Viale sicure. Questa è una novità. No. Questo è mio. D'accordo. Ora giustizio questo figlio di... Ehi! Non potete farlo nella... mia... città! Codice SM1. Ehi! Prima di iniziare, mi spiegate chi diavolo siete? Codice SM1. Attendiamo ordini. Ricevuto, obiettivo in vista. Attendere Silverbird. Bella entrata, ti do 8 su 10. Nove su 10. Lasciatelo! Lavora con noi. Yuri, ti dispiace spiegarmi? Lei è Silver Sablinova. Capo della Sable International, un'agenzia di sicurezza, pagata dal sindaco Osborne. Oh, il sindaco ha un esercito ora? Se mi ostacolerai di nuovo, non sarò così gentile. Vai, ti spiego dopo. Cioè, non solo abbiamo conosciuto tre topolone, ma c'è un'altra adesso! Per la storia di Sable. Tutte fighe. Ma è successo tutto troppo in fretta. Tranquilla, siamo ancora amiconi. No, non siamo amiconi. Così mi spezzi il cuore. Comunque, Sable ha un ascendente sul sindaco e un potere senza vincoli. Abbiamo indagato all'indirizzo che mi hai mandato. C'erano prove su un attentato dinamitardo, ma nulla che porti a Martin Lee. Ci sto lavorando. Ehi, MJ. Ho recuperato dei documenti relativi alle altre aziende di Martin Lee. Ha attività in tutta la città. Ah, i luoghi combaciano con una mappa che ho trovato in quella ditta di spedizioni. Controllerò. Fammi sapere cosa trovi in quei posti. Io tenterò di montare un caso. D'accordo. Ora sto andando all'ufficio di Martin Alfist. Voglio capire quali siano le sue motivazioni e magari anticipare le sue mosse. Ok. Saluta zia May da parte mia. Aspetta, non è in pericolo, vero? No.
Lì ha solo un obiettivo in mente. Norman Osborn. Minchia. Cioè, beh, però è un ottimo vantaggio tattico se ci pensate, eh. Possiamo semplicemente chiedere io ai martelli, senti. Ma per dirci come... E lui ci dirà tutto. Ovvio. Quanta c'è molta più gente. Quanta cazzo di gente c'è? Ok. Comunque eravamo qua vicini. Perfetto. Peter. Se ora dirigi il Fist al posto del signor Lee, chi svolge il tuo vecchio lavoro? Ah, io? Ma accetto volentieri una mano. Conosci qualcuno? In effetti sì. Si chiama Miles Morales. Perché mi suona familiare? Suo padre è stato insignito al municipio. Ah. Gli ho parlato al funerale. È davvero uno in gamba, solo che è in un brutto periodo. Conoscevo anch'io un ragazzo così. Ricordo che cercavo il modo di tenermi impegnato. Può aiutare anche lui. È il numero di sua madre. Grazie. La chiamerò. Per caso, hai sentito il signor Lee? No, perché? Curiosità. Ho qualche minuto libero prima del lavoro. Potrei dare un'occhiata in giro per vedere se posso fare qualcosa. Oh, non è necessario. No, ma ci tengo. Meglio controllare l'ufficio di lì. Ok. Perché mi dici che posso parlare con lei? Ti aiuto con le verdure. Ho imparato anni fa che sei più utile fuori dalla cucina che dentro. Cosa insinui, zia May? Che io non sappia cucinare? Sono un maestro nell'arte della cucina. Stai bene, meno male. Ma tengo duro. Che cazzo vuoi da me? L'ufficio è chiuso. Come faccio ad entrare? Grazie, lo apprezzo. Mo come cazzo si entra, già. Forse c'è un condotto dell'aria. Ma come? Non posso Ma sono Peter, ma scusa se ti sgamano. E quella stanza mai vista. Interessante. Oh yeah. Ma che... Allora, anzi... Cavi ad alto voltaggio. Cosa serve tanta corrente? Non lo so. Sì, lo capisco, ma il numero del conto è nell'ufficio del signor Lee e al momento non posso entrare. Richiamo io appena riesco a ottenere l'informazione. Non so quando di preciso. Cosa farebbe Ben? Madonna, ragazzi, direi brutta situazione, vediamo. La stanza che ho visto dal condotto deve trovarsi esattamente dietro all'altare. Vediamo. I genitori di lì. E c'è una serratura nella cornice. E andiamo a vedere la foto. Vai. Si direbbe un enigma. Ah, così? Sì. Probabilmente è la stanza che vedevamo da sopra. Infatti. Perfetto. Qui già vedo una bella mascherina. Lì può estendere i suoi poteri agli altri. Come fa Martin a caricarle di potere? Poi? Lì ha un'ossessione per le maschere. Che sia un meccanismo di difesa psicologico. Forse doveva fingersi un altro per liberare le sue emozioni più oscure. Si è finto un demone fin quando non lo è diventato. Madonna mia. Si va sulle robe demoniache qua, raga. Poi qui. Questo. Ma questa è la cartella che MJ ha trovato alla casa d'aste. Questa potrebbe aiutarci a prevedere i piani di lì. E qui. Diventa ogni giorno più forte. La rabbia mi sostiene. Mio padre direbbe che ho smarrito l'equilibrio, ma lui non ha mai capito. Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventarlo. Minchia, un po' di cazzate. Va bene. Fio,
La stanza prende fuoco per distruggere le prove. Noce. Ancora una. Ma l'avevo presa. Se l'avesse scoperto la polizia o zia May, non voglio sapere cosa sarebbe accaduto. Ok, e ora come esco da qui? Minchia, dove cazzo sono? Cos'è? Peter. Signor Lee. Non sapevo fosse in città. Trovato ciò che cercavi? Martin, sei tornato? Dallo a me. Grazie. Sì, ma ripartirò a breve. Devo solo recuperare delle cose dall'ufficio. Avrai saputo del municipio? Sì, una tragedia. Peter era presente, ha avuto fortuna. Da Osborne, eh? Non pensavo lo sostenessi. Beh, ciò che conta è che siate salvi. È vero. Ma i criminali sono ancora liberi. E non sappiamo cosa progettano. Non penso che tu o May abbiate nulla da temere. A patto di stare alla larga dai luoghi pericolosi. Beh, devo andare. Quando tornerai? A lavoro ultimato. Aspetta, no! Ma che... Che casino, ragazzi. Ho scoperto chi siamo, praticamente. Sì, Watanabe. Finalmente ho le prove. Corri al Feast Center di Chinatown. E cosa dovrei trovare? Una simpatica signora di nome May Parker. E strani reperti nascosti nell'ufficio di lì. Ma non è tutto. Ha in programma un altro attacco. Dove? Quando? Ancora non lo so, ma credo voglia usare il cosiddetto respiro del diavolo. Sembra pericoloso. Che cos'è? Una sostanza creata dalla Oscorp. Probabilmente un'arma biologica. Ho una cartella piena di informazioni. È qui con me. Ti invio una copia appena possibile. Ok, controlliamo il suo ufficio. Se le prove sono solide, diramo un mandato di cattura. MJ, volevo solo sentirti. Peter, ascolta, posso richiamarti? No, questa devi sentirla. Ma aspetta, perché stai bisbigliando? Ora sono impegnata. Che ne dici di parlarne a cena? Facciamo da me? Ah, ok. Cucino io se vuoi. Fantastico. A dopo. Aspetta. Ricordi che mi parlavi del famoso tocco malefico di lì? Credo di averlo appena visto in azione. Cosa? Un gruppo di amichevoli senza tetto mi ha attaccato senza motivo. Il problema è tutti gli occhi scintillanti. Yuri mi ha detto qualcosa di simile sulla guardia che ha liberato Shocker. Quindi Shocker lavorava per lì? È tutto collegato. E c'è dell'altro. Ma ne parliamo a cena, ok? Certo. A dopo. Cena. Cosa preparo? Cioè, è più preoccupato per la cena che... Peraltro, ovviamente. Madonna. Madonna mia. Ehi, ciao, ragazzi. Oh, salve, Doc. Come va? Parker, ho buone notizie. Vieni in laboratorio. Intende ora? Ci siamo, finalmente. Vieni, ho qualcosa da mostrarti. Forte, ma avrei programmi per cena. Posso passare più tardi? La cena può attendere, resterai a bocca aperta. Ok. Arrivo. Minchia. Cioè, ho già paura che... ragazzi, è il giorno? Può essere che il giorno che lui diventa... lui? Octopus. Lo scopriremo. Forse no. Da quanto non tornavamo qua, ragazzi, da un bel po'. Vediamo un po' che succede.
Ehi, dottore. Ciao, Peter. Un attimo e sono da te. Così dovrebbe andare. Pronto? Tutto bene. Accidenti! È tutta colpa tua, Norman, dannato figlio di... Immagino che non avrà il suo voto. Scusi, faccio pessime battute nei momenti meno opportuni. Non era male, Parker. Sono io che ho esagerato, in verità. No, tranquillo. Si fermi. Qui sistemo io e preparo tutto per un altro test. Ascolti, scusi la domanda, ma tra lei e Norman non corre buon sangue? Eravamo colleghi al college e siamo diventati amici. Abbiamo fondato un'azienda. Volevamo entrambi cambiare il mondo, ma in modi diversi. Ma si riferisce alla Oscorp? Viene anche da me il nome Oscorp. All'epoca ci chiamavano i due O, gli Os. E aggiungi il corpo e, beh, il gioco è fatto. E che accadde? L'ossessione di Norman era la genetica. Ha avviato un progetto che io non ritenevo etico. Beh, è finita in tribunale. Ho chiesto una liquidazione, ma i soldi non sono durati. Da allora vivo di finanziamenti. Se questa idea non funziona... Ma no, vedrà. Provo a sistemarlo io. Preparo il caffè. No, no! Una verifica sull'unità di controllo. Potrebbe essere in corto. No, lo sapevo. Ma è giusto? No. Il circuito va reindirizzato. Ah, dobbiamo cambiare tutto? Ma no, non ci credo. Ce l'ho fatta, mo. Un'ora ci ho messo. Oh, a te l'onore questa volta. Ci siamo. E ora l'interfaccia neurale. È molto lavoro da fare da solo. Ce la farà? Credo di no, visto com'è andata oggi. Io sono ancora disoccupato. Ma i fondi sono... Lo so, non importa, troverò un modo. Non contano i soldi quando cambi il mondo. Ma un mondo migliore. Chiamata persa da MJ. Dottore, devo andare. A dopo. Non preoccuparti, Peter. Il lavoro può attendere. Questo cos'è? Ehi, scusa, ho perso la chiamata. Ci sei per cena? A cena? Sì, certo. Ti avevo chiamato per un altro motivo, ma d'accordo, parleremo a tavola. L'offerta di cucinare per te vale ancora? Ah, sul serio? Beh, il rischio è il mio mestiere. Sono ancora fuori, ma passo al supermercato e ti avviso appena rientro. Perfetto, a dopo. Oh, bella roba romantica. Aspettativi al minimo.
Questa volta non posso fallire. Mi renderò utile mentre attendo la sua chiamata. Invece no, perché taglierò le robe, le farò off camera, sì. Ehi, hey MJ. Allora, ho fatto spesa. Non vedo l'ora di scoprire cosa riuscirai a inventarti. Arrivo al volo. Preparati ad essere stupita. Ok, mi sto occupando anche di questi criminali. Andiamo a vedere. Io devo vedere, allora, raga, ovviamente so cucinare, sono un esperto. Cioè, almeno io sono un esperto. Non so cosa ne pensare gli altri della mia cucina. Non posso permettere che si uccidano a vicenda. Io addirittura evito tutti i traffici, tutti i pericoli, i cattivi che dovrei fermare. Invece no, vado dalla mia tipa, ormai ho rimorchiato. Eccoci qua. Arrivati. Peter, non crederai mai a cosa è successo. Ricordi l'indirizzo che mi hai passato? Ci sono andata. MJ. Lo so, ma... aspetta. Che cos'è? Ascolta. Questo è il posto indicato da Pete. Sono tutti armati. Che succede qui dentro? Ma l'ufficio potrebbe contenere qualcosa che colleghi lì a tutto questo. Sono di nuovo MJ. Devo tornare indietro. Come faccio a... Cos'è stato? Chi è l'idiota che ha lasciato la sua roba in giro? Piano. Mi scommetto. Piano. Tornate a casa, ti prego. Stavo sparando a un topo. Ok. Il capo prende soldi da Martin lì. Esatto. Noi costruiamo questo mostro. Corri. L'impresa del capo. Ok. Segnano tutti. Ci sono. Ma che Kingpin? È Kingpin. È per forza Kingpin. Il capo con i soldi fatti lavorando per lì. Cosa stanno costruendo? Piano. Quante motociclette? Ciao bello, pelatino di Brazzers. Devo stare attento, quello là è girato. Oh, non ti ho visto, mi sono cagato in mano, non ti ho visto. Quei barili sembrano importanti. Alchemax. Che c'è qui dentro? Capo, andiamo! Lì non la noterà! Tombstone. Hai ragione, Rick. Non la noterà? Perché sarà sparita. Ho detto che l'ha giusto! Hai fegato, Rick. Ma vediamo quanto. Che delusione. E ora mi serve un saldatore. Tra me e voi, raga. Che cazzo è Tombstone? È fatta. Sono dentro. Perfetto. Stanno costruendo questo bestione per lì. Ma a che gli serve un veicolo corazzato? Non lo vorrei sapere, sinceramente. Rilevatori GPS. Come intende usarli, Tombstone? D'accordo, gente. Ci muoviamo. Prendete l'attrezzatura in ufficio. Devo andare. Ok, vorrei dirti di non farlo più, ma sapendo che non mi darai comunque retta, tieni. Portane qualcuno con te. Forte. Grazie.
Sai che Tombstone è matto e quasi invincibile, vero? Tutti hanno un punto debole. Il mio... bolle in pentola proprio ora. Che profumino. Pollo al curry. Tra poco lo servo. Non nei fagottini. Non ti stancherai mai di prendermi in giro? No. La tragedia dei fagottini. Fecero addirittura evacuare l'intero edificio. In gennaio, oltretutto, i vicini volevano uccidermi. Sì, erano contenti quando ci siamo lasciati. Già. Ok. Raccontami cosa hai trovato nell'ufficio di Lee. Beh, sembra che Lee ce l'abbia morta con Norman Osborn. Sì, ma perché? Non ne ho idea. Ma a quanto pare la sua prossima mossa coinvolge il respiro del diavolo, qualunque cosa sia. Già. Vorrà dire che indagherò. Sai, pensavo... E se noi formassimo un team? Aspetta, vuoi essere la mia spalla? Una cosa tipo Spider-Girl? Spider-Woman? No, meglio? Non una spalla. Una partner. Oh. Non di nuovo. Ah. Ehi, è il tuo sistema anticrimine. Pare sia un'effrazione. Charles Standish. Suona familiare. Oh, è il CFO della Oscorp. Aspetta, non penserai che abbia a che fare con Liver? Scusa, il cuoce fuggi. Hai lasciato i vestiti per terra in cucina. Dove vuoi che io... Beh, qui va bene, lascia. A dopo. Sì. Ridi. Ovviamente tornerò a prenderli, ragazzi, quei vestiti. Ehi, sono io. Questo curry non è male. Cosa sappiamo sul conto di Charles Standish? Vediamo... Direttore finanziario della Oscorp, nella compagnia da più di 20 anni, single, noto per la sua collezione d'arte, e se possiede un attico in quell'edificio deve essere piuttosto ricco. Se ha lì alle calcagna, allora c'entra il respiro del diavolo. Vedo di analizzare per bene il file. Fammi sapere se scopri qualcosa. Ho la sensazione che l'attentato al municipio sia solo l'inizio. Quindi siamo partner ora? Perché sembra proprio di sì. Sì, partner. Suona bene. Ok. A dopo, partner. Oh. Ma ragazzi, purtroppo il video finisce qua. Ci siamo dilungati molto, sono successe varie cose. Quindi non starò a spiegare perché l'avete visto anche voi. Vi invito a tutti a seguirci sui vari social, Zistis, eccetera. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per essere aggiornati costantemente dei nostri video, eccetera. E da Starek è tutto. Vabbè. E ci si becca in un prossimo video. Ciao!